Madre uccide le tre figlie, seconda parte. E tu, donna, e tu, uomo, sappiate che ne dovrete rendere conto per la compassione che non avete avuto. E adesso ognuno di voi vada dentro se stesso, andando a controllare quando non siete stati compassionevoli e quali scuse avete usato per difendere voi stessi. Potrete mentire a voi stessi qui sulla terra, ma la causa provoca sempre un effetto. Sulla bilancia che peserà l'anima, la compassione avrà un peso notevolissimo nel momento del giudizio. E sarebbe meglio essere giudicato da altri anziché da noi stessi. Che cosa vuoi saperne tu della verità? E quando ti troverai di fronte al giudizio che ti arriva da dentro, non potrai che giungere ad un giudizio errato, perché mancante di umiltà. Se puoi alleviare un dolore, fallo. Chiediti se tu fossi l'altro, che cosa ti aspetteresti? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Non è una bella frase da decantare per far conoscere ai nostri simili chi si ha un certo tipo di cultura, ma la prima verità che distingue l'animale dall'uomo. Un'anima è compassionevole. Quasi tutti voi nel leggere o ascoltare affermate che voi non siete quelle persone lì. Ma se fosse così, questo pianeta sarebbe diverso. Il dolore sarebbe stato debellato, rimarrebbe solo quello fisico, ma con un livello di coscienza così evoluto, molto probabilmente la scienza sarebbe a dei livelli pazzeschi. Livelli di conoscenza del corpo e come farlo funzionare bene, che potrebbe essere stato debellato anche quello fisico di dolore. E dopo essere andate a vedere le volte che non siete stati compassionevoli, chiedetevi il perché non lo siete stati. Non accontentatevi delle risposte che la vostra mente concepisce. Lasciate che sia la vostra anima a giudicarvi, non la vostra mente. La vostra mente vi darà sempre ragione. Troverà delle spiegazioni che di nobile non hanno nulla. Ma quella donna che ha ucciso le figlie, perché l'ha fatto? Per compassione? Volete dirmi che la tanta compassione porta anche ad uccidere i propri figli? Voi lo fareste? Anche lei prima non lo sapeva che sarebbe stata capace di uccidere i propri figli. Ma è davvero per compassione che li ha uccisi? Solo lei lo sa. E qualunque cosa sia, fa parte della legge di sopravvivenza della specie. La madre uccide i cuccioli perché manca il cibo per tutti e la madre deve sopravvivere per generare nuovi cuccioli senza sprecare energie nel cercare di farli sopravvivere. E forse questa donna non lo scoprirà mai.
che è stato un istinto più forte della sua coscienza a fargli commettere quell'azione.